Ben ritrovati amici di Sportiva, anche oggi qui con voi c'è Piero Fraganzani e Paolo Braghetto. Proprio oggi che è 29 giugno, quindi è San Pietro e Paolo, il nostro onomastico. Non potevamo mancare. Cosa si fa a Roma oggi? Grande festa, a Roma, vero, grande festa. Poi c'è la famosa tradizione della navicella di San Pietro, quella si fa anche dalle nostre parti. Nella notte di San Pietro metti un uovo e poi si forma miracolosamente questa nave con le brume della notte del 29. Il professor Fraganzani non poteva mancare di segnalarlo. Come gradito ospite Jordan. Ciao Jordan, benvenuto. Ciao, bentrovati. Capo chef, cuoco sopraffino, possiamo dopo dire qualcosa, vero Piero? Del Centro Città d'Italia, sì. Che è un ristorante di Padova, in zona Bassanello, dove si mangia bene sia a pranzo che a cena. Dico bene? Certo. Lo devo dire ai tuoi clienti, vero? Lo dicono. Beh, Piero, una battuta al volo che se la merita sicuramente. Sicuramente sì, Jordan ha dimostrato innanzitutto di saper fare la cucina del mercato. Cioè lui va al mercato, quello che trova, carne, pesce, verdura, frutta, e quello rientra nel menù del giorno. Quindi questo direi che è particolarmente apprezzabile e encomiabile. Da Jordan si possono vedere anche le partite, e infatti tu sei un grande tifoso della... della Roma. Ahi, andiamo malissimo qua, Piero. Er pupone. Della Roma. Purtroppo sono juventino, quindi hai capito che per tanti altri anni arriverai secondo se va bene. Comunque grande squadra, grande Totti, sono contento che sia rimasto. Anche ho visto Florenzi adesso. Parliamo degli europei, insomma parliamo di calcio oggi, non so se sei già inteso, è lo sport del giorno, lo sport anzi del mese. E abbiamo un'autorevole voce già collegata con noi, una bandiera non solo del Padova, Pippo Maniero. Sei con noi, Pippo? Sì, eccomi qua. Buongiorno. Eccolo qua, grandissimo. Scusa se ti ho disturbato, ti ho rubato a qualche... Cosa stai facendo di bello? Dai, ci facciamo un po' gli affari tuoi. No, beh, in questo momento sono a casa, tranquillo, sereno e beato. Hola. Allora, quindi non mi hai disturbato. Vado a scorrere un attimo Wikipedia. Io vedo, madonna, ogni anno è cambiato squadra, non è vero. Allora, Padova, Atalanta, Ascoli, Sampdoria, Verona, Parma, Milan, Venezia, Palermo, Brescia, Torino, Rangers, Piovese e Legnarese. Anzi, anche Casal Serugo, se non sbaglio, vero? Questo come sì, giocatore. Negli ultimi anni da dilettante, sì, ho fatto un po' qui vicino a casa mia. E hai ragione, beh, ricordiamo che sei... Ho dovuto finire dove ho cominciato praticamente. Esatto, sei un calciatore padovano e anzi hai continuato ad allenare sempre la Piovese e poi Masera Abano e Albignasego. Sempre esatto. Leggo da Wikipedia che sai che ogni tanto sbaglia. Esatto. No, è giusto. In questo momento sei su qualche panchina, ti sei già seduto? No, in questo momento sono a casa, ti ripeto, anche dal punto di vista calcistico, e quindi aspetto se ci sono delle novità, altrimenti me ne rimango a casa tranquillo e beato come tanti altri allenatori che non hanno squadra. Ecco, Piero, poteva essere lui per il dopo Conte. Perché andare a prendere Ventura, scusa, questo sventurato allenatore? No, scherzo. Grande Pippo, quanti bei ricordi con Pippo Maniero. Lo conosci Ventura, tra parentesi? Ha giocato nel Torino, ma non penso fosse l'anno che c'era lui, giusto? No, non ho mai avuto il piacere di lavorare con il mister, però lo conosco perché insomma... Beh, visto che ci siamo, scusa, visto che sei... Scusa, no, non ti volevo parlare sopra. Visto che sei un calciatore comunque, chiaramente, che ha giocato in Serie A, che ha giocato con gli attori importanti, come lo vedi lui per il dopo Conte? Ma ti dico che dal punto di vista di allenatore, io quando ci giocavo scontro ho sempre trovato fatica a vincere le partite contro di lui, quindi... lo ricordo quando era a Cagliari e io ero a Venezia e insomma si faceva veramente fatica a giocare contro le squadre allenate da lui. Adesso sono passati anche tanti anni, quindi probabilmente non lo so se si sia evoluto, aggiornato, esatto. Quindi il calcio è cambiato rispetto a tanti anni fa e penso che anche lui si sia adeguato. E diciamo che dal punto di vista umano, secondo me, da quello che vedo, da quello che leggo sui giornali, è una persona, è una brava persona, una persona distinta che non va mai sopra le righe, quindi già questo è una buona partenza. Poi dal punto di vista calcistico speriamo insomma che allenare la nazionale gli dia le soddisfazioni che ha avuto allenando le squadre di club, insomma. Beh, sicuramente è un amico di Tavecchio. Comunque pensiamo al presente e non al futuro. Sì. Chiedo anche, coinvolgo il mio ospite, Jordan. Stai guardando gli europei? Certo. Stai tifando Italia? Come no, certo. Ecco, da te si possono vedere le partite. Tu riesci, cosa fai? Quando senti gol esci dalla cucina? Che succede? No, raccontaci il momento.
Senti che hai segnato. Basta. Cosa prendi? Il mestolo lo batti sulla pentola, non so, il qualche gol, rito propiziatorio. I gol li vediamo dopo. Ah, i gol li vedi dopo, ti vedi tutto in replica. È bello invece vivere le partite live. Tu Pippo stai seguendo l'Europeo? Immagino di sì. Come sì, si sì, fa sì, logicamente non sì. Farlo, esatto. Non proprio tutte, però insomma. Adesso che cominciano le partite, quelle interessanti, lo si guarda più volentieri, insomma, ecco, che non quando c'erano le fasi ai gironi dove, insomma. Senti, ma avresti puntato un euro sull'Italia all'inizio? 10 euro, dai, un euro un po' più. No, io personalmente no, mio figlio sì, mio figlio ha scommesso 10 euro sulla vittoria dell'Italia all'Europeo, quindi... Ah, bene, a quanto lo danno? Vediamo se diventi ricco. La davano a 16, mi sembra, all'inizio del torneo, quindi insomma... Adesso euro. Si è leggermente abbassata la quota. Senti, tuo figlio si chiama Andrea, come il mitico, un altro Andrea Maniero, calciatore, che però non c'entra niente con te, vero? Non siete parenti? Sì, esatto. No, beh, mio figlio si chiama Andrea e il giocatore che ha giocato a Padova, Andrea, anche lui. Tra l'altro abitiamo qui nello stesso paese. Sì, perché so che tante volte vi hanno confuso appunto per essere sì, parenti, esatto. Figli, parenti. Ma diciamo che dalle mie parti qui di Maniero ce ne sono tanti, insomma. Ecco, quindi sì. A volte può capitare anche di trovare persone con lo stesso nome, stesso cognome, insomma. Ecco. Senti, visto che sei un attaccante di razza, cioè lo sei stato, ma se giochiamo ancora mi sa che... che i tuoi 10 peli li metti dentro a chiunque a livello così amatoriale. Anzi, hai giocato a calciotto, mi sembra, tu in qualche torneo, può essere? Ma può essere, sì. Adesso sì. Non è che ricordo tutti i tornei che ho fatto. Mi sembrava hai fatto un torneo dove c'era, che magari dove c'era volta, anche sì. Il tuo nome. Comunque qualche non mi sono sì. Mai scontrato contro di te, anche perché mi sa che è un po' dura. E chi ti ha impressionato degli attaccanti qua di questo Europeo, insomma? C'è qualcuno in particolare, magari anche qualche nome nuovo? Dell'Islanda, Ma che ne so. Sinceramente, restando in casa nostra, Pelé mi ha sorpreso in positivo perché non lo conoscevo, visto che insomma gioca in un altro campionato è uno sconosciuto per molti. E quindi molti, mi viene anche Pelé. Da pensare come mai che questo ragazzo non gioca qui da noi, insomma, perché ha mostrato delle qualità, oltre ad essere bravo a far gol, però è anche un ragazzo e un giocatore, insomma, che per la squadra è determinante per il lavoro che fa, per come aiuta i compagni, e mi ha sorpreso in positivo perché non lo conoscevo e gli devo fare i complimenti perché è veramente un gran bel attaccante che secondo me è comodo a qualsiasi squadra. E poi per il resto, sinceramente, vabbè, i soliti noti, dai, Ronaldo con i gol che ha fatto. Stupendo. Quelli della Germania. Quel tacco là veramente è incredibile. Morata uguale, perciò voglio dire, i nomi sono sempre quelli. Diciamo che la sorpresa, secondo me, veramente per lei è fra quelli che i meno conosciuti, diciamo così, dai. Ma tu Zaza e Immobile li metteresti dentro anche prima? Oppure Conte non sta sbagliando una mossa? Beh, fino adesso no. Parla dei risultati, risultati. Esatto, io penso che nel calcio, insomma, parlino sempre i risultati, le chiacchiere, le parole le porta via il vento, come si suol dire. Quindi fino adesso ha azzeccato tutte le mosse, speriamo lo faccia fino alla fine, perché sai, qui in Italia si fa tanto presto a osannare qualcuno e tanto presto anche magari se dovesse andare male con la Germania subito a gettare fango sul mister, quindi quello che fa non è mai giusto, non è mai sbagliato, per me va bene, per quell'altro non va bene. Veramente io penso che il campo sia sempre quello che dà il reale valore sia agli allenatori che ai giocatori, quindi per il momento sta andando bene e fossi in lui continuerei a non toccare niente e a lasciare così com'è, insomma, ecco. Senti, ma sarà più dura con la Germania, con la Francia, se andiamo avanti? Era dura con la Spagna? Ovvio, era dura anche con la Spagna e poi la partita è sembrata una, non dico una passeggiata, ma quasi, perché insomma non sono mai stati pericolosi. Certo che adesso, vista la Germania anche dell'altra sera, che ha dato 4 gol alla Slovacchia, fa un po' paura, dai, è inutile negarlo, ha dei grandissimi giocatori in tutti i reparti, ha pochissimi punti deboli secondo me, perché a differenza della Spagna dove magari a livello difensivo qualcosa ti poteva concedere, questi cioè neanche a livello difensivo ti concedono niente, quindi l'unica sarà una gran bella partita e tirata fino all'ultimo sicuramente. Pippo, cosa dici? Giochiamo all'italiana, ripartenza e gol?
Vabbè, per forza. Non c'è altro modo, vero? Vero Jordan? Qual è il tuo schema preferito anche in cucina? Certo, in cucina. Roba fresca, roba di stagione e toccarla meno possibile. Ecco, esatto. Piero, stai guardando le partite? Oppure fai come con la Juve che non le guardi per scaramanzia? No, allora, l'ultima partita meravigliosa, splendida, me la sono guardata con un gattino trovatello sulle ginocchia. Ah, che bello. Portato fortuna. Vedi, non era un peluche, era proprio gattino, no, vero? Un gattino. Faceva le fusa. Faceva le fusa. Sarà stata una gattina forse allora. E me la sono proprio goduta quella partita, straordinaria. Pippo, parliamo un attimo, non parliamo più di calcio, parliamo d'altro. Parliamo del tuo rapporto col cibo, visto che abbiamo un bravo cuoco qua. Com'è che ti tenevi quando giocavi? Mi sa che forse adesso ti concedi qualche lusso alimentare in più. Il mio rapporto col cibo è ottimo. Nel senso che sono una buona forchetta e come hai detto te, insomma, quando giocavo, nel periodo che ho giocato, sono stati anni un po' difficili e duri da quel punto di vista là, perché insomma, essendo una buona forchetta avrei voluto mangiare di tutto, invece insomma devi essere un po' a stecchetto. Devi essere proprio bravo a cercare di alimentarti nel modo giusto, perché sembra una stupidaggine, ma l'alimentazione per uno che fa sport è fondamentale, quindi cercavo di mangiare quello che anche le società, che anche i medici delle società ti davano come consiglio, insomma, ecco, certo. Perciò evitavo quello che poteva farmi male, anche se per farmi male fino a un certo punto, perché voglio dire, qualche lusso me lo sono permesso anche mentre giocavo, insomma, ecco, perciò non tanto, però ogni tanto la mangiatina fuori regola la facevo, insomma. Senti, ma cosa erano, dei dolci? Non succedeva niente. Adesso Pippo, no, ma cosa erano? Sì. Diciamo, ormai a questo punto. No, beh, ma i classici carboidrati, la pasta, le carni. A inizio settimana si cercava di mangiare carne rossa, verso fine settimana carne bianca, perché allora la digerivi meglio prima della partita, insomma, le solite cose. Poi ci buttavi dentro un po' di tutto, insomma, ecco, a parte le patatine fritte. Niente creatina, quella lasciamo stare, quella è la parte. Non no, era diciamo condimento. Che a livello farmacologico ho sempre lasciato un po' in disparte queste cose, cercavo più di nutrirmi dal punto di vista proprio sostanzioso della carne, della pasta asciutta, diciamo. Sì. Quindi. E adesso che sono a casa, adesso si complica un po' il tutto, perché insomma, come hai detto te prima, ti lasci un po' andare, visto che non hai più obiettivi, e quindi... Ti piace far da mangiare, Pippo? Sei anche un bravo cuoco. Ti piace far da mangiare, oltre che mangiare? No, far da mangiare no, sinceramente. al limite la classica spaghettata, insomma, o la classica bistecca, ma poi del resto faccio fare a mia moglie che... è molto più bravo di me. Allora lo portiamo a mangiare da Jordan. Città d'Italia. Senti qua cosa puoi mangiare, Jordan, dai. Allora dedicali un piatto o un menù direttamente. Beh, quello che lo proponiamo adesso direi che è un piatto molto fresco, leggero, dei gamberoni al vapore su una bandiera tricolore di verdure cotte crude. La bandiera tricolore è perfetta, direi. Potrebbe essere menù di sabato questo. Poi qualcos'altro. Ti piace il pesce, Pippo, o sei più per la carne? Sì, no. Il pesce. Pesce fresco, pescato, pesce fresco giusto? Buono, Deciosa, sì. Non so di dove. Direttamente dal mercato. Esatto. Un tagliolino anche con dei scampetti e fior di zucca, bravo, visto bravo. Che siamo lì, in stagione. Sento già apprezzamenti. Andiamo bene. Poi andiamo avanti, dai, che ne hai di piatti. Un pesce semplice al forno, un rombo. Ecco, bravo. Anche il rombo, tanta roba. Buono. A sale? No, quelle verdurine al forno semplice. Ok, poi andiamo avanti. E poi arriviamo ai dolci che mi interessa di più. Al dessert. Tiramisù, un classico. Un classico. Tiramisù, quelle non frague. Scomposto, però adesso va di moda quello scomposto. Te lo devi fare da solo, ci metti un casino. Alla fine non sai neanche cosa hai mangiato praticamente. Con della frutta, abbinata con della frutta fresca, con delle frague, con del more. Ti piace come menù? Può andare? Sei già lì? Penso che dalla prima portata all'ultima non ci sarebbero problemi. Importante anche il vino, però lo abbiniamo con qualcosa di buono della cantina, certo. Sempre dei coliugani oppure anche no, da altre parti. Non so, cioè un vino buono lo troviamo non solo sui coli, anche qua, però
un Riesling, un Sauvignon. Da te si può mangiare anche fuori, giusto? Sì, 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 c'è il giardino. Vera, tu che hai mangiato in veranda, com'è andata? Notti magiche, quindi speriamo che continuino queste serate fresche e gradevoli. Si sta benissimo. Mangiare così all'aperto. Hai fatto 2 anni? Hai appena festeggiato il secondo compleanno? Il 25. Proprio siamo sabato, freschi, grande festa. Sì, sì. È andata bene. Hai tanti sportivi che vengono a te? Calciatori, rugbisti? Sì, qualcuno sì. Non facciamo nomi? No, per la privacy. No. Pippo, tu manchi all'appello, da quello che so. Un prossimo secco perché stiamo in chiusura. Italia-Germania finirà? Italia-Germania vinciamo ai rigori, dai. Ai rigori? Oh, finalmente. San Buffon ci vuole però, veramente. Che peraltro, come sta giocando Buffon? Alla grande? Si può dire veramente? Cioè non ha per niente. Beh, logicamente, insomma... Ha girato poche volte in porta nelle 3-4 partite che ha fatto, però anche, anche l'altra sera con la parata su Piquet Se ne basta una, fine, straordinario. Lì si vede il grande campione, quando tirano una volta in porta e ti fai trovare pronto, c'è certo. Poco da fare. Come te, quando eri là pronto a inzuccare. E del Padova cosa sarà? Ma del Padova, insomma, dai, dopo la disfatta di qualche anno fa, io penso che in pochi anni siamo ritornati tra i professionisti e già questo è un buon viatico. E un passetto alla volta, secondo me, si possono fare le cose fatte bene, quindi gli auguro tutto il bene possibile per quello che mi riguarda. E a cominciare da quest'anno, di sperare di fare qualcosina in più dell'anno scorso, e perciò insomma qualcosina in più dell'anno scorso vorrebbe dire almeno centrare i playoff. Insomma, dai. Di la verità che il tuo sogno potrebbe essere proprio quello di tornare, di allenare il Padova. O l'ho buttata lì troppo grossa? No, beh, ma penso sia un sogno che riguarda un po' tutti gli ex calciatori del Padova. È logico che allenare nella propria, per me poi nella propria città e nella squadra dove sono nato e cresciuto calcisticamente, logicamente sarebbe un sogno. E quindi, vabbè, non si sa mai, magari anche fra 10 anni, 15 anni, tanto l'allenatore non ha età. Esatto, perciò... esatto. Pippo. Senti, noi te lo auguriamo. Non ho fretta. Sicuramente festeggeremo nel caso a 100 Città d'Italia. Allora, il tempo è tiranno, dicevo che eravamo in conclusione. Io saluto Piero Fraganzani e buon onomastico. Grazie Paolo, anche a te. E poi Jordan, appunto, del 100 Città d'Italia, ristorante che c'è vicino al ponte del Bassanello. Ampio parcheggio. Sì, davanti. Davanti. Quando è che sei aperto? Da martedì a domenica. Pranzo e cena. Ecco. Tanti piatti, anche tricolori. Anche tricolori, per, aspettiamo. Per celebrare questa grande Italia. In bocca al lupo. 20:20 vi ricordo che è il mercoledì sera dalle 6 alle 6 e mezza su Sportiva e il giovedì sera dalle 20:30 alle 21, più o meno, su Caffè TV 24. Grazie a Massimo Righetto in regia e alla prossima. Ciao.